Salve a tutti, io sono Giulio Astarita e sono qui ospite al Casino Admiral. Per chi non mi conosce, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare nel mondo del poker e del gaming per tanti anni. E poi ho lavorato per Gioco Digitale, per Poker Stars, per Lottomatica. Poi, al termine dell'esperienza in Lottomatica, ho deciso di fare altro nella vita. Quindi sono ormai 6 anni e mezzo che non lavoro nel mondo del poker, ma mio malgrado continuo a seguirlo e ogni tanto continuo anche a giocarlo. Che cosa dire di questi ultimi 2 anni pandemici? Ho fatto questa riflessione venendo a giocare. Erano esattamente 2 anni che non giocavo un torneo di poker dal vivo. L'ultima volta che questa cosa è avvenuta bisogna risalire tipo al 2006, nel senso che non giocavo a poker, non era un mio hobby o non potevo permettermelo perché ero uno studente e via dicendo. Quindi a chi piace questo gioco, questi 2 anni sono stati una mazzata enorme, perché sì, si può giocare online, ho anche giocato un po' online, anche se ammetto che ormai, per esempio nel 2021 non ho neanche giocato online, che è tutto dire. Il live è un'altra cosa, il live è più emozionante, è più bello, c'è più sfida, in qualche modo lo senti di più. E la pandemia, tra le mille cose che ci ha levato anche il gioco del poker. Allora, com'è ricominciare a giocare a poker dopo 2 anni? Ti mancano degli automatismi, cioè una cosa che io non credevo fosse possibile disimparare, come dire, cioè dopo aver giocato decine di migliaia di tornei online e comunque qualche centinaio dal vivo, determinate cose pensi che siano sempre automatiche. Invece no, proprio non perdi un pochettino il calcolo del piatto, il valore delle chip, calcolare immediatamente quali sono i tuoi out, cose che veramente sono basilari. Era un po' rifarsi una verginità da questo punto di vista, e non è una cosa brutta, nel senso che è stato emozionante. Cioè io avrei giocato l'Hippo Master sempre e comunque, visto che ormai abito da queste parti, e pur di giocare sono venuto a fare il satellite proprio perché avevo una voglia di giocare a poker. Qualcuno mi dice: ma sei pazzo, 16 ore chiuso, distanziamento. Giocare a poker è un'altra cosa, e credo che ci sia mancata un po' a tutti quanti. Riguardo l'inaugurazione dell'Admiral Poker Room con questo Hippo Master, che è un signor torneo, è un brand noto, cioè non è che stiamo parlando di un torneo pizza e fichi con 4 amici al bar. Credo che sia una bella sfida a livello di inaugurazione, cioè chiunque abbia lavorato nel settore, anche senza fare l'organizzatore diretto di tornei, ma anche semplicemente, come dire, facendo da staff in tanti eventi, sa bene quanto la chimica tra le diverse parti che compongono un torneo sia fondamentale per la buona riuscita dello stesso. E non è una cosa facile organizzare tornei di poker con un certo standard. Quindi mi sono rimasto molto stupefatto. Poi ho visto che tanto all'interno dello staff della sala c'erano comunque persone note, a chi ha lavorato nel settore per tanti anni e delle quali c'è stima, anche se non si lavora da molto tempo, come Michela, come Filippo. Quando poi ho visto che Christian era il tournament director, ho detto vabbè, quantomeno una garanzia che non sto andando a fare un torneo dove succedono cose improbabili, perché è un rischio quando c'è uno staff nuovo, quando c'è una sala nuova. È un rischio, cioè non c'è nessun riferimento. Invece sono rimasto molto piacevolmente sorpreso da un sacco di dettagli, il che non vuol dire che non si possa migliorare. La prima cosa che dirò allo staff appena ne ho l'occasione è che queste luci non vanno proprio bene, elevati 2 tavoli. Però insomma, a parte questo dettaglio tecnico, sono rimasto molto soddisfatto di questo Day 1A. Credo anche che ci sarà una buona affluenza nei giorni a venire, tanto all'1B quanto all'1C, che credo sia proprio sold out. Nonostante, come dire, un brand così importante, vanno fatti i complimenti.